Ciao, benvenuti. Mi chiamo Simone, lavoro per una società americana che si chiama WebTide, che fornisce supporto per Getty, quindi sono uno dei ragazzi che sviluppa Getty. Chi lo usa Getty? Oh, qualcuno, grandi. Per oggi vi parlo di Garbage Collectors perché è un po' la mia passione, quindi è anche una cosa che facciamo come consulenza e quindi insomma dobbiamo conoscerli bene e capire un po' come funzionano. Questo che vi presento adesso è un po' lo stato attuale dei garbage collector che ci sono dentro Hotspot, che è la virtual machine, diciamo, più usata. Il primo garbage collector, che è anche quello storico, si chiama Parallel e come vedete utilizza due generazioni, quella che si chiama Young Generation e Old Generation. E l'algoritmo di garbage collector che implementa sia in Young Generation che in Old Generation, vedete, è in rosso perché è un algoritmo che viene detto Stop the World, vuol dire semplicemente che tutti i thread applicativi vengono fermati, dopodiché il garbage collector dice ok, adesso tocca a me, visita tutto il grafo di oggetti, capisce chi è vivo e chi è invece garbage, dopodiché quando ha finito il suo lavoro fa ripartire tutti i thread applicativi. Ovviamente durante questa pausa in cui il garbage collector gira, i thread applicativi sono completamente fermi, quindi non fanno assolutamente nulla e l'applicazione in sé ha una pausa. Vi potreste chiedere, non so qual è, vi racconto la mia esperienza, ho visto dei garbage collector log in cui le pause erano intorno ai 1200 secondi, che sono tipo 22 minuti. Quindi può succedere che vada veramente male, che la vostra applicazione per 22 minuti non risponda. Per pause anche molto più brevi, tipo 5-10 secondi, è possibile che voi magari abbiate un ping da un load balancer che proprio in quel momento fa il ping alla vostra virtual machine, gli chiede di dare una semplicissima pagina web, la vostra applicazione è bloccata in garbage collection. E quindi non risponde. Il load balancer dice: ah, questa macchina non risponde, la tolgo dal cluster perché non funziona. Quindi è un problema. Questa cosa delle pause stop the world è un problema. Un altro collettore che è disponibile, storico ma ormai deprecato, si chiama CMS, che sta per Concurrent Market Sweep. Ha questa divisione in due generazioni, la parte in Young Generation viene effettuata di nuovo in Stop the World, però tutta la parte in Old Generation in realtà viene effettuata in modo concorrente. Cosa vuol dire? Vuol dire che una parte dei thread a disposizione, cioè una quantità di thread che sono i thread del garbage collector, che girano allo stesso momento dei thread applicativi. Ok? Ovviamente si contendono le poche CPU che sono a disposizione della macchina. Quindi la vostra applicazione rallenta un po', è un po' come se voi premeste il freno contemporaneamente all'acceleratore, no? Però l'applicazione non si ferma, quindi se gli arriva il ping dal load balancer, l'applicazione riesce a rispondere. Il grosso problema di CMS è che la parte in old generation viene, come dice appunto l'algoritmo, viene fatto solo lo sweep, cioè gli oggetti che ci sono in old generation non vengono compattati. Fate girare CMS per tanto tempo, quello che succede è che a un certo punto la old generation diventa una groviera, piena di piccoli buchi e piccoli oggetti che rimangono vivi magari per tutta la durata dell'applicazione, però a un certo punto diventa una groviera, quindi se sommate tutti i buchi, lo spazio ci sarebbe. Il problema è che i buchi sono così piccoli che quando voi dovete allocare magari un array molto grande perché state leggendo per esempio un file da file system oppure un file XML dalla rete, non c'è spazio sufficiente per fare stare tutto quell'array in una porzione di memoria contigua. Ci sono tanti piccoli buchini, lo spazio totale ci sarebbe, ma lo spazio contiguo non c'è. Per risolvere questo problema della frammentazione, il prossimo collector che vediamo è G1, che è il default collector che c'è adesso, a partire dalla 9, 10, 11, versioni, diciamo, di Java 9, 10, 11. G1 è il collector di default e ha un comportamento misto. Young generation sempre stop the world, la old generation viene effettuata in due fasi.
c'è una parte concorrente che è la parte di concurrent marking, però la parte di compattazione è di nuovo stop the word. Questo porta, diciamo, in alcuni casi un beneficio, in altri casi è comunque una pausa stop the word. Le pause sono molto minori rispetto ai due precedenti collector, però ci sono sempre comunque. In più è difficile da fare il tuning, insomma, ha tutta una serie di robe, che poi alla fine siamo ancora lì, siamo ancora alle pause, ok? Per questo motivo sono stati introdotti recentemente due nuovi garbage collector che finalmente sono tutti verdi. Vedete che manca la parte di young generation, perché entrambi non hanno questo concetto di young generation e old generation, ma c'è una singola generazione per entrambi, anche se probabilmente in un prossimo futuro potrebbero anche loro muoversi verso a diventare dei garbage collector generazionali. Però entrambi questi collector riescono a fare sia concurrent marking, quindi navigare il grafo di oggetti per capire chi è vivo e chi invece sono oggetti che non sono più vivi, ma anche fare concurrent compaction, cioè allo stesso tempo prendo tutti gli oggetti che ci sono nello heap, li sposto e li compatto tutti quanti in una zona in modo da liberare un sacco di memoria e non avere più il problema della frammentazione. Qual è il problema però dei garbage collector concorrenti? È proprio la concorrenza, nel senso che girano esattamente insieme alla vostra applicazione. Quindi immaginatevi un vostro thread applicativo che proprio in quel momento cambia il valore di quell'oggetto e il garbage collector sta spostando quell'oggetto da un'altra parte. È un problema, perché se io vado ad accedere col thread applicativo a una zona di memoria che mi è appena stata tolta sotto i piedi, di solito succede che la JVM va in crash, proprio crash fisico, il classico SIGSEV. Allo stesso modo, se il garbage collector naviga l'oggetto di grafi e dice, il grafo di oggetti, e dice ok, io adesso devo seguire questo puntatore perché qua sotto c'è un sottografo, ma allo stesso tempo il thread applicativo assegna a quel puntatore il valore di null, praticamente mandando via tutto il sottografo e facendolo diventare garbage, è un problema, perché il garbage collector crede che ci siano degli oggetti ancora vivi ma non ci sono più, che non è un grosso problema per sé, ma l'esempio opposto invece è un problema. Se il garbage collector dice io ho navigato questo oggetto qua, non ho trovato un sottografo, ma proprio appena dopo il garbage collector ha finito l'applicazione ci attacca un sottografo, per il garbage collector che non ha navigato quegli oggetti non sono vivi, quindi per definizione sono garbage, vengono tirati via e non dovrebbero. Vedremo, e quindi quali sono le tecniche che i garbage collector usano per risolvere questo problema della concorrenza, no? Del race condition tra thread applicativi e thread del garbage collector. Usano due tecniche principali. La prima è quella di registrare dei metadati riguardo ai puntatori, quindi ai reference, e vedremo nel dettaglio come fa ZGC e come fa Shenandoah. L'altra tecnica che viene utilizzata è quella di chiedere al JIT supporto per poter effettuare delle operazioni in modo concorrente rispetto ai thread applicativi. Che cosa fa il JIT? Inserisce dei piccoli pezzi di codice aggiuntivo, codice macchina ovviamente compilato dal JIT, in modo che il garbage collector possa essere chiamato in qualche modo e venire a conoscenza dello stato di quell'oggetto lì. È un oggetto che è già stato navigato, un oggetto che in questo momento posso navigare liberamente, o devo fare qualcosa per fare in modo che non ci siano delle race condition su questo oggetto qua? Queste tecniche, in particolare l'ultima, si chiamano GC barriers. In generale, quindi quello che fa il JIT è di inserire queste GC barriers, anche queste le vedremo in dettaglio, e ce ne sono di due tipi. Ci sono load barriers, cioè ho una barriera GC barrier quando carico un puntatore dentro uno dei registri della CPU, oppure ho una GC barrier, write barrier a questo punto, quando invece scrivo un puntatore tramite l'applicazione, ok? Quindi quando voi fate, che ne so, object.field uguale a null, state scrivendo un reference
In realtà non viene eseguita solo quella istruzione lì, viene eseguito anche qualcos'altro, che è appunto la barrier che viene iniettata dal JIT. Vediamo quindi in dettaglio ZGC. È presente in JDK 11 e seguenti. È un progetto sponsorizzato da Oracle, è ormai manutenuto da Oracle. E, vi dicevo, è appunto un collettore il cui caratteristiche principali sono appunto low latency, quindi pause brevissime, concorrente e basato su una generazione singola. Purtroppo è esclusivamente valido e funziona esclusivamente su Linux 64 bit, vuol dire che non ce l'avete su Windows, non ce l'avete su Mac, non ce l'avete su nessun'altra architettura CPU tipo ARM, tipo Spark e così via. È basato anche lui su questo concetto di regioni, in realtà in ZGC queste regioni si chiamano pagine, zip pages, però vedremo che questo concetto qua in realtà non è particolarmente importante, perché sono molto più importanti invece come ZGC implementa e risolve il problema della concorrenza, in particolare con queste due tecniche. La prima è quella di registrare i metadati riguardanti il puntatore all'interno del puntatore stesso. Quello che succede è che se voi avete una macchina 64 bit, uno pensa, ok, ci sono questi 64 bit, sono quelli che mi servono per indirizzare la memoria fisica, la memoria in generale. In realtà no, perché le CPU non sono in grado di utilizzare tutti i 64 bit per indirizzare la memoria, le CPU moderne arrivano solo fino a 48 bit. Quelli di ZGC hanno detto, ma non ce ne servono neanche 48, ce ne bastano 42. Adesso in realtà c'è stato un change che entrerà in JDK 13, in cui questo limite è stato portato a 44. Quindi ZGC può indirizzare degli IP adesso fino a 4 terabyte, in JDK 13 fino a 16 terabyte. Tutti gli altri bit che sono avanzati li posso usare per come dei flag, ok? E questo, in realtà, questi bit vengono chiamati colored bit, e quindi il puntatore diventa a quel punto colorato, cioè io ho dei bit che mi spiegano, che mi dicono quel puntatore lì in che stato è. Vedremo poi un dettaglio, ve lo spiego in dettaglio come funziona. L'altra cosa che fa ZGC è quella di usare una load barrier. Quindi il JIT inietta una load barrier e questa è l'unica barriera che viene utilizzata da ZGC. E funziona in questo modo. Questo è il classico codice Java, dove voi avete object f uguale object.field. Okay? Subito dopo il JIT, dopo questa load, okay, state caricando il campo field dall'oggetto load, dall'oggetto obj, il JIT inietta questa load barrier. Come è fatta questa load barrier? È fatta così, perdonate l'assembly, però è molto semplice. Dentro il registro RDI c'è OBJ, ok? Questo codice dice semplicemente: prendi il valore del puntatore OBJ, muoviti in avanti di 0x10, cioè 16 byte in avanti, e in quella posizione lì, guarda caso, proprio 16 byte più avanti nel layout in memoria, troviamo il field. Okay? E carica il valore di quel puntatore lì dentro il registro RSI. Ragionevolmente semplice. Il codice che viene iniettato dal JIT è invece quello in arancione, e trovate la struttura è questa qua. Dentro il registro R15 ci sono delle strutture dati thread local del garbage collector. 32 byte più avanti, 0x20, trovate lo stato del garbage collector, okay? In particolare trovate un numero che dice se il colore del puntatore è quello giusto oppure no, quindi il colore giusto di adesso, ok? E facciamo un test del colore giusto col colore del puntatore che ho dentro il registro RSI. Se i due colori vanno bene, se il colore è giusto, non c'è problema, vado avanti. Se il colore è sbagliato, prendo questo slow path. Ok? Quindi devo eseguire delle azioni aggiuntive. Quindi questo è un po' quello che ho detto, no? Cerco di caricare un puntatore,
controllo il colore del puntatore, è il colore sbagliato? Devo fare qualcosa. Ok? Questo è il modo in cui viene risolto il problema della concorrenza. Notate che tutte queste operazioni possono essere eseguite ancora in modo concorrente, però lo slow path, e quindi l'azione che viene eseguita, avrà ad un certo punto un cambio di stato atomico, e quel cambio di stato atomico sarà quel cambio di stato che permette a uno dei due thread concorrenti di dire: ok, uno dei due effettivamente esegue lo slow path, l'altro, che ha perso l'aggiornamento atomico di questa variabile, non deve più fare il lavoro aggiuntivo, semplicemente va a prendere quello che è il lavoro che è stato fatto dall'altro thread e lo riutilizza. Ok? Quindi vediamo le fasi di ZGC. Allora, c'è una fase iniziale in rosso, stop the world, dove che è necessaria praticamente in tutti i collectors, dove praticamente devo decidere chi sono le radici, quindi le roots degli oggetti che so che sono vivi. Quindi, per esempio, tutte le variabili locali che ci sono in ogni thread, ok? Quelle sono oggetti vivi che alla riga dopo verranno utilizzate. Quindi fermo tutti i thread applicativi, controllo solo le radici, mi scanno tutti i thread, controllo le radici, adesso so quali sono le radici. Una volta note le radici, le roots, posso partire col concurrent marking e navigare tutto il grafo di oggetti. Alla fine della navigazione del grafo di oggetti, del marking, c'è un'altra fase dove devo praticamente risincronizzare queste cose e fare un po' di quella che si chiama housekeeping, cioè devo cambiare lo stato del garbage collector dicendo: ho finito il marking, adesso passo alla fase successiva, devo allocare e deallocare alcune strutture dati e così via. Dopodiché esiste una fase concorrente dove vengono effettuate diverse operazioni, in particolare viene effettuato la parte che riguarda tutti i weak reference, soft reference, eccetera, vengono processati, viene fatto in Java 12, non ancora in Java 11, l'unload delle classi che non sono più utilizzate, viene liberata la memoria e ci si prepara per la fase successiva. La fase successiva si chiama relocation, e vuol dire appunto di prendere gli oggetti che so che sono vivi e rilocarli, spostarli in modo da compattarli. Anche qui c'è una piccola fase stop the world in rosso, ma poi dopo il processo continua in modo concorrente. C'è una quarta fase che si chiama remap, che vedremo in dettaglio, serve a, una volta che io ho spostato degli oggetti, ci sono degli oggetti che per esempio non ho spostato che puntavano ancora alla posizione vecchia di dove c'erano quelli che ho spostato. E quindi la fase di remap è una fase dove semplicemente rinavigo tutto il grafo di oggetti spostando i puntatori nella nuova posizione, ok? In modo da essere sicuri che al prossimo giro navigo il grafo nel modo corretto. Ovviamente, siccome sia nel marking che nel remapping devo navigare il grafo di oggetti, queste due fasi possono essere collassate. Quindi cosa succede? Che il remapping lo posso fare un po' più avanti, ok? Non ho fretta di farlo. Cosa succede? Aspetto il ciclo di garbage collection successivo e durante il marking del ciclo successivo faccio anche il remapping del ciclo precedente. Okay? Vediamo come funziona in pratica e che cosa fa ZGC proprio nel caso più difficile, che è il caso della relocation, ok? Allora, quello che vedete qui è un grafo di oggetti molto semplice. Cosa succede? Che ZGC parte e dice: ok, devo fare relocation in modo concorrente rispetto all'applicazione. Quindi si naviga, diciamo, la parte bassa del grafo, vedete le attività fatte dal garbage collector sono in blu, e dice: ok, il primo è una radice, non la devo spostare, la lascio lì dov'è, però è, tra virgolette, rilocata. Okay, nel senso che non devo più fare niente su questo signore qua. Navigo il primo figlio e lui lo devo rilocare e quindi lo sposto da un'altra parte. Vedete però che il puntatore che puntava al figlio continua a puntare alla posizione vecchia del figlio, ho semplicemente spostato l'occupazione di memoria dell'oggetto. Dopodiché seguo di nuovo i puntatori, riloco anche i due nipoti, diciamo, ma come vedete anche qui i puntatori puntano ancora alla posizione vecchia.
Dopodiché può succedere che l'applicazione debba accedere a questo oggetto qua, il primo in alto, che proprio in quel momento, siccome il garbage collector ha finito la parte bassa, adesso dice ok, adesso parto e comincio la parte alta, però arriva prima l'applicazione. L'applicazione arriva e dice ok, devo caricare il puntatore di questo oggetto qua per poterci fare qualcosa, ok? Cosa succede? Che carico il puntatore, esiste una load barrier, il colore è quello giusto, accidenti, non è quello giusto. Allora il thread applicativo dice, poiché non è quello giusto, devo prendere lo slow path. Lo slow path mi dice, qual è l'azione che devo fare? Beh, siamo nella fase di relocation, quindi devo rilocare l'oggetto. Riloco l'oggetto, dopodiché inserisco in una struttura dati, immaginatevi per semplicità una concurrent map, ok? Dove ci metto come chiave il puntatore, il valore del puntatore precedente, quindi che ne so, 0x1234, e come valore ci metto la nuova posizione dell'oggetto, quindi 0x456, ok? A quel punto ho copiato il puntatore, ho messo in questa mappa concorrente la entry che mi dice l'oggetto è stato rilocato, a quel punto lì posso usare l'oggetto. Ok, è stato rilocato, ce l'ho a disposizione, lo uso. Un momento dopo arriva il garbage collector e cosa fa? Dice, vado a vedere questo puntatore qua. Ok, sì, vedete il puntatore punta ancora al posto sbagliato. È del colore giusto? No. Allora vado prima a vedere nella mappa di rilocazione se qualcuno per caso ha già rilocato questo oggetto. Ah, guarda, c'è. Per il valore di questo puntatore 1, 2, 3, 4, in realtà ho già il puntatore successivo che è 4, 5, 6. Allora carico il puntatore 4, 5, 6 e dico non c'ho più niente da fare, è già stato fatto dall'applicazione. Okay? Ma io come garbage collector devo andare avanti e devo navigare tutti i figli e così via, tutto il sottografo. Okay? Quindi vado avanti, seguo il figlio e il figlio viene fatto invece stavolta dal garbage collector. Ok? Quindi il fatto di avere questo inserimento atomico nella concurrent map è quell'azione atomica che vi dicevo impedisce ai due thread, a quello applicativo e a quello del garbage collector, di confondersi tra di loro. Qual è il caso peggiore? Il caso peggiore è che proprio entrambi i thread arrivano esattamente allo stesso momento. Cosa faranno? Il thread applicativo copierà l'oggetto e lo metterà in un posto. Il garbage collector copierà l'oggetto e lo metterà in un altro posto. Ma a un certo punto tutti e due dovranno cercare di fare questo insert atomico nella mappa e a quel punto solo uno dei due vincerà. Okay? Chi vince dice ok, allora questa è la nuova posizione dell'oggetto. Quello che perde dice accidenti, ho fatto del lavoro in più, quello di copiare l'oggetto, purtroppo devo buttarlo via, però vi rendete conto che questa cosa accade rarissimamente. Quindi diciamo l'algoritmo continua a funzionare, al peggio fa un pochino di lavoro in più. Ok? Vedo molte teste che annuiscono, quindi sembra che sono riuscito a spiegare come funziona. Ovviamente, dicevo, dopo c'è la fase di remapping, che viene fatta dal garbage collector, ma anche qui la fase di remapping può essere fatta dall'applicazione, ok? Immaginatevi, torniamo indietro un secondo, questo caso in cui l'applicazione debba navigare questo puntatore qua che è il puntatore sbagliato, ok? Siccome devo navigarlo e magari è già stato rilocato dal garbage collector, l'applicazione dice, ok, proprio in questo momento io devo navigare, ma il puntatore è quello sbagliato, quindi la load barrier verrà triggerata di nuovo. Ci si accorgerà che il puntatore e che l'oggetto è stato il figlio, è stato rilocato, ma a quel punto lì dice ok, però devo aggiustare il puntatore a questo punto. Quindi il thread applicativo quello che farà sarà di aggiustare il puntatore dell'oggetto al valore giusto, quindi di fare un pochino di remapping. Ok? Quando invece lo fa il garbage collector è molto semplice, semplicemente parte dalle radici, naviga tutto il grafo di oggetti e riposiziona tutto quanto usando la struttura dati che era stata usata, la concurrent map di cui vi parlavo, per la relocation, ok? Cioè entro come chiave col puntatore, vedo se ho il nuovo valore del puntatore, faccio il patch del puntatore e vado avanti così, ok? Ovviamente queste cose trovate diversi riferimenti online, in particolare il gruppo che lavora su ZGC
che sono per Liden, Erik Osterlund e svariati altri. Trovate dei video su ZGC molto dettagliati, molto di più di quello che vi ho presentato io qua, su YouTube, tratti da altre conferenze che ci sono state online. C'è un wiki che spiega in modo abbastanza dettagliato, per esempio, come far fare il build dai sorgenti e tutte le particolarità di ZGC, e c'è una mailing list alla quale potete mandare un messaggio, e sono molto, molto reattivi, quindi io ne ho mandate diverse di mail per preparare queste slide e ho sempre ottenuto risposta tipo al massimo in un'ora o qualcosa del genere, quindi sono molto reattivi. Domande su ZGC? Sì. Dilla che la ripeto. Quando parli di quadro applicativo, voglio dire, io nella mia applicazione non faccio nessun codice per spostare. No. Tu... Allora, il thread applicativo quello che fa è di cambiare, per esempio, di, tu puoi fare object.field uguale new object, ok? Questa cosa qua in realtà cambia il valore del puntatore, nel senso che il puntatore prima puntava a 0, a null, adesso punta a un oggetto nello heap. Oppure fai l'azione inversa, fai object.fill uguale a null, passi da un valore effettivo di un puntatore a 0. Quindi in questo caso qua, ZGC deve impedire in qualche modo cioè deve mantenere la consistenza totale. Quindi prima di caricare quel puntatore deve essere sicuro che il colore del puntatore sia quello giusto. Quindi il tuo thread applicativo non cambia, diciamo, il valore macchina del puntatore, l'indirizzo di memoria, ma fa delle operazioni che poi portano la Java Virtual Machine a effettivamente fare quello. Quindi, però viene fatto dal tuo thread. Ok? Sì. Sì. Allora, sì, quindi la domanda è: se le pagine sono swappate su disco e il garbage collector deve navigare tutte le pagine quando fa marking o relocation eccetera, ovviamente diventa tutto molto lento. Sì, tutto vero, però non vuoi mai girare una tua Java Virtual Machine con le pagine swappate su disco, perché sennò non va avanti. Quindi quello che vuoi fare è che se tu hai, che ne so, 32 giga di RAM, il tuo heap è più piccolo di 32 giga, cioè lo puoi fare a 64, ma sai che 32 saranno in memoria, ma le altre 32 sono swappate su disco e praticamente la tua Java Virtual Machine non funziona. Quindi se hai 32 giga di RAM, il tuo heap sarà 16 giga, per dire. Se hai 16 giga, sono tutte mappate in memoria e non swappate su disco. Sì. Credo che di solito 14 giga sono occupati e 8 giga sono le cose che sono cacciate sul disco, nel senso che sì, se tu fai partire una Java Virtual Machine su una macchina da 16 giga, metti uno heap da 14, stai occupando quasi tutta la memoria fisica. E quindi non c'è solo quello in memoria, ci deve essere il sistema operativo, ci sono tante cose che non possono andare via dalla memoria, quindi probabilmente il sistema operativo di quei 14 che tu hai allocato, qualcuno lo metterà in swap. Però, come ti dico, è una cosa che non si fa proprio perché lo swap è ultra lento, quindi non vuoi mai essere in quella situazione lì. Non vuoi mai avere... No, l'algoritmo c'è, ma non è gestito alla Java Virtual Machine. Questa cosa è una cosa di memoria virtuale che viene gestita dal sistema operativo. Sì, esatto. Allora, ragazzi, cioè, non andate in swap sulle Java Virtual Machine. Poi... Voi potete fare il tuning più estremo che volete per rendere lo swap più veloce possibile, ma è meglio se non ci andate mai in swap. Ok, allora faccio un giro di domande dopo anche, e intanto introduco Shenandoah, così do giusto spazio a entrambi i collector.
Ok, Shenandoah è un nuovo garbage collector che è implementato non da Oracle ma da Red Hat. È entrato nel repository, quindi nel source code repository di Java 12. Quindi se voi scaricate il repository via Mercurial di Java 12, c'è già dentro. Il problema è che se voi andate a scaricare i build che fa Oracle, Oracle disabilita Shenandoah, perché dice: io non voglio avere del codice di Red Hat che boh, forse magari funziona, forse no, e poi mi crasha la Java Virtual Machine e la gente viene a lamentarsi da me. Credo che sia un po' questo. E quindi lo disabilitano completamente, però lo potete trovare tranquillamente sul sito di adoptopenjdk.net. Da lì scaricate la versione 12, e la versione 12 è una versione che è stata full build e quindi contiene Parallel, CMS, G1, Shenandoah e ZGC, quindi li trovate tutti quanti. Come ZGC è un low latency single generation concurrent compaction garbage collector, la ottima novità, ce ne sono diverse ma molto ottime, è che prima di tutto è disponibile per tutte le architetture, lo trovate per esempio anche per 32-bit, ARM, eccetera. Non solo, lo trovate per tutti i sistemi operativi, non solo, Red Hat l'ha backportato a Java 8. Chi è che è ancora su Java 8 qua? No, quasi tutti. Quasi tutti, 7 addirittura, ecco. Allora, lo sapete tutti che Java 8 è deprecato da gennaio, ormai sono 3 mesi, dovete cominciare a pianificare di muovervi a Java 9. Se siete interessati ai dettagli simpatici che ci sono nel passaggio da Java 8 a una versione successiva a Java 8, trovate delle sessioni mie su YouTube dove vi spiego in modo dettagliato che può essere veramente difficile. Quindi questo chiusa parentesi sul passaggio a Java 9, ma è una cosa che dovete pianificare, perché non è una cosa che si fa in 2 giorni, installo Java 11 e funziona. No, è probabile che installo Java 11 e non funziona. Quindi dovete pianificarla perché ci si mette tempo. Chiusa parentesi. Così come ZGC è come G1, Shenandoah, anzi, è derivato da G1 e anche lui utilizza un sistema basato su delle regioni per partizionare lo IP in diverse regioni. La tecnica che Shenandoah usa per risolvere il problema della concorrenza si chiama invece, è una tecnica che si chiama l'utilizzo di Brooks Pointers. Che cos'è un Brooks Pointer? Questa è il layout normale di 2 oggetti in Java, diciamo, ce n'è uno che è quello iniziale che ha più o meno lo stesso layout degli altri due, però non è particolarmente importante, però vedete che punta a una zona che si chiama object header, che contiene una serie di metadati riguardanti la proprio layout in memoria fisica che Hotspot dà a ogni oggetto che voi create in Java, ok? Quindi c'è una parte di header iniziale, in quella parte di header per esempio c'è un puntatore alla classe dell'oggetto, e dopodiché ci sono i campi dell'oggetto che voi scrivete nella classe Java. Okay? Vedete che il primo campo del primo oggetto punta a un altro oggetto e punta ovviamente all'header dell'altro oggetto. Come funzionano i Brooks Pointers? Funzionano così. Esiste un altro puntatore che viene messo appena prima dell'object header, che punta all'object header stesso. Ok, quindi, come tutti i problemi in informatica, è stato aggiunto un livello di indirizzazione. Ok? E vedete che il campo, appunto questo field 1, punta di nuovo all'object header, ma anche lui ha un forward pointer prima che punta a se stesso, fondamentalmente. Ok? E come ci aiuta questo Brooks Pointer a venire a capo del problema della concorrenza? Ci aiuta nello stesso modo, diciamo, che era stato utilizzato precedentemente. La tecnica è la stessa, è quella di avere il JIT che inietta una barriera e che dice: tutte le volte che tu cerchi di seguire un puntatore, in realtà non segui veramente il puntatore, ma mi esegui questa barriera di codice. Che cosa fa la barriera di codice? Torna indietro di 8 byte, legge il forward pointer
segue il forward pointer, che la gran parte delle volte tornerà avanti di 8 byte, e alla fine avete la posizione precisa dell'oggetto. Ok? Quindi questa barriera viene implementata così. Qui avete dentro R10 avete il puntatore, semplicemente dite torno indietro 8 byte e rileggo il puntatore e il risultato lo rimetto nello stesso puntatore che avevo prima. Ok? Quindi qua leggo, torno indietro 8 byte, seguo e metto il risultato dentro il puntatore stesso. Quindi va, torno indietro. Ok? Non solo, scenando A, a differenza di ZGC che aveva solo load barriers, ha anche delle write barriers. Queste write barriers sono fatte in questo modo. Anche qui, solita R15 contiene la struttura dati thread local. Alla posizione 3 di 8 bytes più avanti c'è l'informazione di stato del garbage collector che viene utilizzata da Shenandoah. Questa viene caricata nel registro R11, faccio un controllo su R11 e se il controllo è negativo, quindi c'è qualcosa di sbagliato, devo fare uno slow path e prendere delle azioni correttive. Okay? Molto simile a quella di prima. Queste sono le fasi, sono molto simili a quelle di ZGC, quindi stop the word all'inizio per fare il marking delle radici, concurrent marking, mark end per finire il marking e prepararsi alle fasi successive, concurrent evacuation viene chiamata in Shenandoah, ma in realtà è relocation, quindi sposto gli oggetti e li compatto. Dopodiché esiste una fase che si chiama update reference, che non è nient'altro, molto simile alla fase di remapping di tutti i puntatori che c'era in ZGC. In Shenandoah questa fase richiede, invece che una, due fasi stop the word molto brevi. Come prima, la fase di update reference può essere fatta girare insieme alla fase successiva di marking. Non solo, Shenandoah è leggermente più sofisticato di ZGC, che devo dire è molto semplice, funziona molto bene ma è semplice. Shenandoah funziona bene ma è un po' più... ha delle feature in più ed è un pelino più complicato, però per dare delle feature aggiuntive. Quindi questa è una modalità che c'era anche in ZGC, ma c'è una terza modalità in Shenandoah dove in realtà posso girare tutte e tre le fasi nello stesso momento. Okay? Quindi io sto attraversando il grafo di oggetti, faccio il marking, però faccio anche l'evacuation del ciclo precedente e faccio l'update reference di due cicli fa, ok? Tutto in una singola passata dello heap. Questo dà alcuni vantaggi, per esempio alcune barriere vengono semplificate, eccetera, eccetera, quindi è una modalità che potreste voler provare nelle vostre applicazioni. Guardiamo anche qui per capire bene a cosa ci serve il Brooks Pointer e come funziona. Stesso caso che avevamo fatto con ZGC. Siamo in fase di relocation o di evacuation, per dirla come alla Shenandoah, e quindi il mio oggetto è in questo stato. Okay? Il garbage collector sta girando, arriva su questo oggetto e dice devo rilocarlo e quindi ne effettua una copia. Okay? Questa copia però è ancora sconosciuta a tutti, vedete che nessuno punta a questa copia. Okay? Proprio in quel momento arriva l'applicazione e dice voglio leggere da questo oggetto qua. Allora arriva l'applicazione e dice ok, leggo da questo oggetto qua. Cosa fa? Siccome il forward pointer punta ancora a se stesso, arrivo, vado indietro 8 byte, torno avanti 8 byte, sono sempre su di me e vado a leggere il field 1 per esempio. Ok? Nessun problema. Però il garbage collector va avanti e dice ok, la cosa dopo che devo fare qual è? È quella che devo atomicamente swappare il forward pointer e lo faccio adesso puntare alla nuova copia. Ok? Una volta che ho fatto questa operazione atomica, cosa succede? Che l'applicazione torna qua e dice ok, voglio di nuovo leggere un campo da questo oggetto. Di nuovo, siccome è una load, cosa succede? Che devo caricare, ma poi la read barrier mi dice torna indietro 8 byte, torna indietro 8 byte, ma stavolta non torno più avanti di 8 byte, ma devo andare da un'altra parte, che è la nuova posizione che viene puntata dal forward pointer. A quel punto field 1 o field 2 li leggo non dal vecchio oggetto, ma dal nuovo oggetto.
La stessa cosa succede se devo scrivere. Torniamo indietro di un passo, vediamo il caso di scrittura. Cosa succede qui se l'applicazione dovesse scrivere field 1 e non solo leggerlo? Ok? Come prima, l'applicazione a quel punto sarà lei che dovrà fare, prima di scrivere il campo, sarà lei che dovrà fare atomicamente lo swap, dovrà creare una copia, perché non è a conoscenza della copia che è stata appena creata dal garbage collector, quindi copierà l'oggetto, sarà lei a fare lo swap atomico, una volta che ha fatto lo swap atomico nella nuova posizione, scriverà il nuovo valore del campo nella nuova posizione, e a quel punto, una volta che il puntatore è stato swappato, il garbage collector, quando arriverà e cercherà di fare lo swap del puntatore, dice: ah, qualcuno mi ha battuto sul tempo, non è più il puntatore vecchio ma è un'altra cosa. Quindi non ho, io prendo la mia copia, la butto via. Ricordate che il garbage collector non scrive mai, semplicemente copia, legge, diciamo, è sempre solo in read. E quindi ovviamente questo garantisce che l'algoritmo di Shenandoah funzioni, ok? Quindi tramite questa copia atomica e questo installare, si chiama il Brooks Pointer, in modo atomico, riesco a fare in modo di mettere d'accordo i thread applicativi con i thread del garbage collector. L'ultima fase ovviamente è quella di update reference, e funziona esattamente come quella di ZGC, navigo il grafo di oggetti e rimetto a posto tutti i puntatori. Quindi in questo modo qua vedete l'oggetto vecchio diventa completamente grigio e può essere garbage collettato, e quello nuovo è stato compattato. Shenandoah, vi dicevo, è più sofisticato in qualche modo di ZGC, vi offre queste, vengono chiamate euristiche, heuristics. Quella di default è quella adaptive, quindi il garbage collector gira ogni tanto quando c'è bisogno di liberare memoria. In particolare voi allocate, a un certo punto Shenandoah si accorge e dice: oh, attenzione che sto finendo lo heap, fa partire il garbage collector. Non solo, lo fa partire nella modalità adaptive anche in base al tempo. Quindi per esempio se voi avete carico di lavoro che poi a un certo punto si ferma, ok? Shenandoah, ma anche ZGC, hanno un timer che dice: ok, se non succede niente, perché a quel punto lì non allocate più, ok? Quindi lo heap magari è completamente vuoto perché appena prima di finire il carico di lavoro sulla macchina avete fatto una garbage collection, quindi lo heap fondamentalmente è vuoto. In quel momento lì dice: se io continuo a non fare garbage collection perché la memoria ce l'ho, succede che tutta quella memoria lì resta allocata e committata, mentre io quello che voglio fare è ridurre lo heap in modo da liberare risorse. Quindi con un timer Shenandoah fa partire una garbage collection che collezionerà praticamente nulla, ma sarà in grado di ridurre lo heap e di decommittare tutta la memoria che è stata utilizzata. Questo ovviamente è utile in ambienti che richiedono questo tipo di capacità, cioè della JVM di restituire la memoria al sistema operativo, restituire risorse in generale che non vengono più utilizzate e che magari si pagano. Okay. La modalità aggressive invece gira i garbage collection una dietro l'altra, cioè appena finita ne comincia subito un'altra, quindi è un giro continuo. La modalità compact cerca di essere invece aggressiva sul fatto di compattare il più possibile tutto lo heap. La modalità passive toglie invece le esecuzioni concorrenti da Shenandoah, e quindi fondamentalmente Shenandoah diventa uno stop the work collector come parallel. Okay? Questo è utile per esempio vedere se le fasi concorrenti di Shenandoah hanno dei bachi, per esempio. Le togliete, se funziona nella modalità passive c'è qualcosa che non va in Shenandoah, se no, oppure qualche tuning da fare. L'ultima modalità l'abbiamo intravista, è la modalità traversal, dove tutte e tre le fasi del garbage collector vengono effettuate in una singola passata. Anche qui riferimenti, i personaggi principali che lavorano su Shenandoah sono Alexei Shipilev e Roman Kenke. Ovviamente gran parte del materiale che vi ho presentato oggi è tratto dalle loro presentazioni, io mi sono fatto il mio lavoro andando a leggermi il codice sorgente di ZGC e di Shenandoah per capire bene come funzionano eccetera, però insomma gran parte viene appunto da loro perché sono loro quelli che l'hanno implementato,
E anche qui mailing list, anche qui molto reattiva, quindi se avete problemi droppate un'email, vi rispondono subito. Domande su Shenandoah? Sì. Posso tornare un attimo sul caso della Drive? Sì. Quindi qui abbiamo l'applicazione che vuole scrivere. Sì. Come il PowerPoint point e si fa la sua copia per scrivere. Esattamente. Adesso, se per caso il garage collector cambiasse la posizione in cui sì. Ok, allora la domanda è come viene risolta nel caso dell'Evrite? Facciamo il caso che hai descritto tu. Quindi il garbage collector arriva e crea una copia. Allo stesso momento su un altro core l'applicazione arriva e crea un'altra copia. Okay? Dopodiché il forward pointer viene però, l'update atomico del forward pointer viene vinto dal garbage collector. Ok. A quel punto l'applicazione cosa fa? Dice ok, adesso tocca a me provare a fare l'update atomico del forward pointer. E perde perché non è più il puntatore non c'è più lì il puntatore vecchio che aveva caricato l'applicazione, ma c'è il puntatore nuovo che ha appena installato il garbage collector. L'applicazione dice ho perso l'update atomico del forward pointer, allora cosa devo fare? La mia copia la butto via, non ho ancora scritto niente, La mia copia la butto via, seguo il nuovo forward pointer, adesso posso scrivere. Ok? Sì. Allora, è disponibile nella 11 e nella 8, ma entrambe sono quelle di Red Hat, quindi sono un po' difficili da trovare perché le trovi a disposizione semplicemente con Yum, se tu hai un sistema operativo Red Hat, scarichi direttamente le loro con Shenandoah dentro. Se non usi come sistema operativo Linux e vorresti usare Shenandoah, è più complicato. Su Adopt OpenJDK c'è, ma a partire dalla 12, perché è solo nella 12 che il codice sorgente di Shenandoah è stato incluso nel main tree di OpenJDK. Ok. Allora, faccio solo una slide conclusiva, poi mi bombardate di domande fuori. Allora, questi garbage collector qua, io ho fatto alcuni benchmark, ma sono A, fantastici, B, veramente risolvono il problema delle pause nella garbage collection. Io, nel benchmark che ho fatto io, per esempio, la pausa più grossa che ho visto con ZGC è stata 2,014 millisecondi. La pausa più lunga che ho visto con Shenandoah è stata 4,0 qualcosa millisecondi. Quindi si tratta veramente di essere sotto i 5 millisecondi su un heap da 48 giga con, credo, 3 gigabyte al secondo di allocation rate. Quindi voi vi potete immaginare che l'applicazione che stavo facendo girare allocava 3 gigabyte ogni secondo, quindi tutti oggetti che avevano una vita molto corta, quindi per questi collettori tra virgolette facile, però vi rendete conto che per esempio un collector come G1 sullo stesso benchmark va invece sui 33-35 millisecondi, quindi sono un ordine di grandezza o anche due, e il mio era un caso anche molto favorevole a G1. Ci sono dei casi più complicati dove G1 potrebbe performare molto peggio, mentre Shenandoah e ZGC invece sono il design di questi collector è fatto in modo da non avere delle pause particolarmente lunghe. Quindi il problema della pausa nel garbage collector è probabilmente stato risolto. Quello che vi suggerisco è, numero uno, spostatevi in avanti da Java 8. Numero due, provate questi collector. Se li provate, droppate un'email oppure fate un tweet, qualcosa, dicendo qual è stata la vostra esperienza. Sono sicuro che contribuirà alla diffusione. Grazie mille.